Beh, è una giornata molto importante quella di oggi. Abbiamo avuto 28 ragazzi dell'SBS che partecipano a un master sullo sport. Credo che la responsabilità nostra nei loro confronti sia altissima, nei confronti loro, ma anche di tantissimi altri ragazzi, per i quali il mondo degli sport invernali in particolare, ma in generale il mondo dello sport, può essere una importantissima opportunità di lavoro nella vita. E il nostro compito, realizzando grandi eventi sportivi, di questi grandi eventi sportivi fa ovviamente parte in questo momento l'Olimpiade del 2026 e i Giochi Paralimpici del 2026, ma ci sono anche tantissime altre attività che vengono svolte sul territorio. Pensare di poter utilizzare le nostre competenze, quelle che abbiamo oggi, ma anche quelle che potremo avere nel futuro, grazie a questi ragazzi, è un'impresa, a mio parere, entusiasmante. Il Bellunese in generale e la Regione Veneto sono aree dove le competenze sportive sono molto presenti. Cortina in particolare ha una tradizione sportiva fortissima assieme al Cadore, non solo nel bob e nello skeleton, in particolare nel bob ovviamente, ma anche in tutte le altre attività oramai. Non per nulla Cortina d'Ampezzo realizza gare di Coppa del Mondo in moltissime specialità, dallo sci alpino allo snowboard. Quest'anno anche le finali, l'anno prossimo ovviamente, nella stagione 23-24, le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo. Questo per esempio lo riesce a realizzare perché mette a disposizione, oltre che un territorio eccezionale che sono le Dolomiti bellunesi, mette a disposizione delle professionalità fondamentali per esempio per quella specialità, in particolare le guide alpine e gli scoiattoli di Cortina. Questo consente ovviamente di creare un sistema di indotto che passa attraverso il mondo turistico, gli alberghi, i ristoranti, ma anche le imprese, le aziende che forniscono strumenti, che forniscono strutture a questi sport. E quindi la capacità nostra deve essere quella anche di fornire risorse umane, capitale umano a queste aziende, a queste società, in generale al mondo dell'impresa.